di Cassano. Mi batte sempre un po' il cuore quando vengo a Cassano, per trascorsi e per amicizie molto forti. Parto da quello che ha detto il Presidente. La Chiesa e il Comune, due segni identitari del nostro territorio importantissimi, mai dimenticare da dove arriviamo e dove vogliamo andare. Questo deve essere il senso e la comunanza che lega questa regione alla provincia e ai comuni, per una regione che vuole far sì che il senso dell'identità sia molto forte, ma perché in fondo noi lombardi, voi cassanesi, dovete essere orgogliosi di essere di Cassano, perché è una bellissima città, è un bellissimo territorio, al di là dei problemi delle infrastrutture, ma il Presidente ha ragione. Noi siamo la prima regione come prodotto interno lordo e la 14ª come sistema infrastrutturale. Non è possibile che noi non abbiamo la possibilità, o diamo la possibilità alla nostra gente di poter venire qui a vedere e a godere anche della bellezza di questo territorio. Guardate che la Lombardia è bellissima. Noi abbiamo appena approvato, anzi adottato in Consiglio regionale, il piano territoriale della regione stessa, una regione della Lombardia, forse ci manca solo il mare. Ma non abbiamo nient'altro che... Vai! Però guarda, ci stiamo aspettando, so che Formigoni vogliamo comprare un pezzo di Liguria, ma adesso vediamo un altro, ma è importante avere in testa e nel cuore i simboli del nostro territorio. Guardate che bel palazzo, guardate che bel mondo, guardate dove ci affacciamo, sulla chiesa. Questo è il senso, l'appartenenza territoriale. Se noi non sappiamo chi siamo, non potremo mai costruire il nostro futuro. Questo è il mio messaggio, un saluto della Giunta regionale, dopo sarà anche il collega Stefano Mauro, che insieme lavoriamo in Regione Lombardia, che farà anche il suo messaggio, penso che il saluto del Presidente Formigoni. Non vi dico che io mi commuovo, però mi si apre il cuore quando vengo da queste parti e quando vedo le cose belle che ci sono in mondo. E quanto sono orgoglioso di essere lombardo, di essere milanese, perché noi abbiamo costruito la storia di questo paese. Sindaco, hai fatto un'opera stupenda, tu e i tuoi concittadini. Grazie.